Buongiorno a tutti, benvenuti. Benvenuti a casa. Oggi facciamo un aperitivo rinforzato che da noi ad Alessandria si chiama un aperitivo cenoiro, o noi l'abbiamo chiamato apericena, cioè quell'aperitivo che però, essendo molto rinforzato, fa anche un po' cena. E allora cominciamo con dei pizza muffin, che sono quindi delle pizzette che però hanno la forma bella cicciosa e morbidosa dei muffin e quindi fanno anche un po' primo, no? Perché magari proprio una pasta asciutta non la facciamo. Poi facciamo dei cartocci di vitello e vengono Melissa Satta e Omar Fantini, che sono una coppia molto carina che debutterà in una sit altrettanto simpatica, e cucineranno per noi questo piatto. Vediamo come se la cavano ai fornelli. Poi c'è la Devil Kiss, che è una torta o una mousse, questo bisogna chiederlo a Dalila, la nostra cake designer, che si esibirà in questo piatto. E poi naturalmente abbiamo la nostra ricetta, quella salvacena. Allora, vi dico subito gli ingredienti, se non li avete ancora sentiti oggi: sono 250 grammi di tagliatelle, poi un po' di salvia, dei porri, la pancetta dolce, per fare queste tagliatelle con una crema di porri molto buona, molto golosa e anche veloce. La cuciniamo insieme, pochi minuti prima dell'inizio del telegiornale, in tempo reale, e così ci mettiamo a tavola insieme a vedere il TG. Se ci avanza tempo facciamo anche la salvia fritta come aperitivo, che è deliziosa. E allora, vediamo un po' tutti i miei ingredienti pronti. Allora, questi pizza muffin in realtà nascevano con il würstel, però a me il würstel rimane un po' indigesto. L'ho detto, facciamo la pancetta, però la pancetta quando poi diventa fredda è un po' secca e asciutta. Allora alla fine ci è venuta l'illuminazione, abbiamo preso il prosciutto cotto, che può essere o a dadini o a fettine. Però prima di iniziare la ricetta, pochissima pubblicità, poi insieme questo piatto goloso. Oggi cena e aperitivo insieme. E allora, bando agli indugi, mettiamoci a cucinare questi muffin pizza, insomma, hanno la forma dei muffin ma la consistenza di una focaccia, molto ricca, super buona. Allora, partiamo dagli ingredienti secchi, quindi abbiamo la farina, sono 240 grammi, opla, messa proprio male con il polso che mi faccio anche male, una bustina di lievito, che succede? Quello per focacce salate, ma istantaneo. Ok? Quindi questo non ha bisogno di lievitazione. Se invece prendete quello a granuli, che è quello lievito di birra disidratato, allora dovete lavorarlo di più e poi lasciarlo lievitare, perché sennò non vi sale. A me è capitato certe volte, prima di aver capito bene qual era la differenza, di avere delle focacce piattissime, perché il lievito di birra comunque sempre bisogna farlo lievitare. Boh. Poi un po' di parmigiano, qui ce n'è 50 grammi, vediamo, 30 grammi, ma anche un po' di più non ci sta male. Ok, e qui cominciamo a mescolare gli ingredienti secchi. Poi mettiamo due uova e 60 ml di olio di semi. Allora, io faccio così, magari rompo le uova insieme all'olio e poi butto tutto insieme. No, mi sembra una pessima idea. Ci ho pensato dopo, che poi non mi si unisce. Cominciamo a mettere le uova, due abbiamo detto. Vedete che poi alla fine non è proprio l'impasto di una pizza, ma è più di un muffin, perché avendo anche le uova. Poi l'olio, 60 ml abbiamo detto, olio di semi, ma non è che ci sta male l'olio di oliva, secondo me, anzi. Poi metto già una bella presa di sale, che se no me la dimentico, ok. E 200 ml di latte, secondo me qui ce n'è un po' troppo. È che adesso balla sto coso, fermati che devo capire quanto ce n'è. Fermati! No, è giusto, è giusto. Ok, dicevo 200 ml di latte. Però io comunque lo metto poco per volta, perché voglio vedere bene che consistenza mi viene fuori. Non c'è bisogno che il latte sia tiepido, perché questo è un lievito istantaneo. Io quando non ce l'ho questo per torte salate, a volte metto anche il lievito, quello per i dolci, vanigliato. Intanto poi all'interno di una focaccia così non si sente tanto, non vado neanche tanto per il sottile.
però se ce l'avete è meglio. Ok, allora, prosciutto cotto, 4 belle fette, potete prendere anche quello già a dadini, che è anche più veloce, se no lo tagliamo. Un po' grossolano. Ok, e buttiamo, certo sta camicia non è furbissima, devo tirare un po' su. Ok, poi cosa ci mettiamo? Le olive nere. Non ho preso quelle taggiasche che sono fin troppo saporite, poi sa tutto di oliva taggiasca. Invece queste qui sono più delicate. Gli diamo una sminuzzatina. Tanto cerco di vedere sulla lavagnetta quanta ce n'è. 100 grammi, va bene, così, grossolanamente. Poi, che ci mettiamo? Ah, la mozzarella. 200 grammi di mozzarella. Io ho preso la mozzarella, quella nel panetto, in questo caso, perché è meno umida. Vi bagna meno l'impasto, però insomma, magari se usate quella fresca la lasciate un po' sgocciolare. O potete mettere anche un altro formaggio. Oh, tagliato tutto. E cosa manca? Beh, i pomodorini. Adesso do una mescolata, poi metto anche i pomodorini. Ok. Prendo un coltello seghettato, sennò i pomodorini non li taglio mai. Tagliamoli in quattro, va? Vabbè, mettetevi comodi. Ok, mi sono sfinita, basta. 150 grammi di pomodorini. Faccio sgocciolare un po' di sugo. Poi per dargli proprio anche l'aroma della pizza ci mettiamo un po' di origano. Così. Oh, ecco qua l'impasto dei nostri pizza muffin. Allora, io prendo lo spallinatore del gelato, se lo trovo. Dove stai? Perché io lo so che se chiamo Miguel, lui arriva e me lo trova, io faccio brutta figura. Guarda, vedi se lo chiamavo, che brutta figura che facevo. Io lo sapevo. Bisognava pazientare, va bene. No, è una bella idea, no? Perché uno lo dosa, così. E opla. Si vede? Pam. Un bel cono al pizza muffin. Riempiteli pure bene, perché secondo me se deborda un po' è bello, no? Così. Secondo me ne viene anche un'altra teglia intera. Proprio per quando avete tanti ospiti, va bene. Diciamo un 180 gradi, 20-25 minuti, poi vedete voi quando incominciano a gonfiare, diventare belli doratini. Io gli do 24 minuti e vi faccio vedere questi qua che sono pronti e sono già stati anche tolti. Guardate che carini. Sono proprio belli. Allora, prendo un piatto. Eccolo qua. E per iniziare un aperitivo cena, questa secondo me è proprio un bel modo, Adesso ve ne apro anche uno, così vediamo com'è. Il profumo è buonissimo. Guardate che bellini dentro. Bello morbidoso. Oh, con un tempismo veramente televisivo. Sono in arrivo i nostri ospiti. Oggi due, Per quello che ho fatto tanti muffin. Arrivo.
non posso correre con queste scarpe, mi devo dare un po' di contegno. Ecco qua. Ciao. Una pianta. Ma dai, Melissa Satan. Omar Fattini. Ciao. Attenzione che è un po'... Portate una sorpresina. Ma era già di scena, era nostra sta pianta, l'hai rubata su pianerottolo. Era del condominio, ma... Lui vuole essere sempre originale, voleva portarti dei fiori, però ha detto no, no, i fiori magari li portano tutti. Tu mi hai detto non si accorge, tanto non l'ha mai vista. Ma come? Gli do da bere tutte le mattine a questa pianta? Ecco, ma non la consiglio perché mi sembra assettata. La metto qua? Sì, qua in mezzo. No, mettila lì, guarda, fa anche stanca. Aiuto! Me. Appoggiala! Guarda che disastro. Allora, vabbè, venite. Oggi lo gestisci tu, No, no, ma io sapevo, pensavo che tu sapessi come gestirlo, no? Ma infatti sono venuta qua per cedertelo per qualche ora. Che bello, insomma. Va bene, vieni. Come i bambini. Guarda, vi ho messo due sgabelli. Accomodatevi, aspetta che sono un po' pesanti. Io vengo di là. Vorrei far notare che la signora mi ha guardato. Ah, mi stai facendo sedere? Che bella. Sì, ce l'aveva con te, naturalmente. Buon gusto. Ah, lei? Avevo capito. Allora, sa... Sei in grado? Ah, però, nasco apritore di... Fai vedere come fai l'uomo di casa. Oh. Vai a stirare. Così fai? Allora, tanto diteci un po' che cosa cucinate dopo. Allora, faremo delle scaloppine di vitello al cartoccio. Al cartoccio? Sì, perché... Allora, vado? Sì, ma non uccidere qualcuno del pubblico, per favore. Cos'è che, com'è che si dice che se ti tocca il tappo ti sposi, giusto? Ah, davvero? Attenzione, qualcuno vuole essere credo colpito? Credo che la dici tu, esatta. Sì. Fa molta paura. No, non ci sposiamo. Nessuno? Allora, la dicitura esatta è se sopravvivi al colpo, ecco, ti esatto, sposi. Ti sposi. Eccolo qua. E vai così, è sempre... No! Ma sembra... Piegala! Che sorta fortuna, dai! Bisogna piegarla, guarda, guarda. Adesso... Avete già fatto il primo danno e non è passato neanche un minuto da quando siete qua. Come la mettiamo? Benedetta mi ha detto piegala, era riferito a Melissa? Occhio! Ecco! Va bene, ricapitoliamo il piatto. Ho mescolato la farina con il lievito e il grana, ho aggiunto le uova, l'olio, il latte, il prosciutto tritato grossolanamente, le olive a pezzetti, la mozzarella a dadini, i pomodorini tritati, l'origano, ho trasferito negli stampini da muffin, ho cotto 25 minuti a 180 gradi. Allora, che coppia, ragazzi! Questi amici a letto. Com'è sta storia, ragazzi? Allora, è una... Diciamo, è una storia. Ma sul serio o per finta? Rispondi tu perché io dico guarda. Sul serio. No, dai, raccontiamo. Lui ci prova sempre, ovviamente. No. Di questa web sitcom. Guarda, abbiamo anche un souvenir che ti abbiamo portato, che è un cappellino della nostra serie. Carino. Così decoriamo la tua cucina. Sì, insomma, ti portiamo anche noi un pensiero. Qua, sul fuoco. Sul fuoco. Tanto oggi non ci serve. Allora, Amici a letto, che è una sitcom, che è web sitcom. È una web sitcom che nasce per promuovere la pagina Facebook di Comedy Central. Esatto. Saranno 10 episodi. Come la stagione scorsa, più infatti, lunghi, esatto, un po' più lunghi, bello. Più corposi, e poi faranno anche un passaggio ovviamente sul canale, sempre su Comedy Central. Quindi voi siete i miei vicini di casa idealmente, sì. Siete quelli che fanno sempre rumore di là. Brava. È lei che grida, io guarda, una roba vergognosa. Io grido quando... Noi sentiamo tutti i profumini della tua cucina, infatti insomma dovrei invitarci a cena, a pranzo, certo, va bene. Allora, però questa sera cucinate voi. E ci preparate questi cartocci, giusto? Chi cucina in casa? Beh, lui ha detto che è bravissimo. Ah, va bene, allora no, non è vero. Non è capace, però oggi ha detto che si impegnerà e prima nei camerini mi fa: guarda Melissa, oggi faccio io perché questa ricetta la so fare da Dio. Sono andato su Google, ho cercato la ricetta più facile del mondo. È uscita quella? Ma come? Dai, allora. No, in realtà no, allora, sono delle fettine di vitello al cartoccio. Sì. Visto che noi odiamo apparecchiare la tavola a casa, perché poi dopo ecco. Le butto per terra perché ci avvinghiamo sul tavolo. Capisci? Ma ogni posto è utile. Certo. Quindi facciamo una cosa che si può anche poi mangiare in piedi, okay. Anche senza sì, posare. È giusto come... anche per questo menù che è un aperitivo. Cena. Ma vuoi cucinare? Vado, sì. O hai fai di vedere spoglio, un po'? Posso, fai sì. Vedere che anche gli uomini cucinano bene, vai. Un po' ce l'ho dietro. Perché la lancio io. Un po' sicuramente nel cuore. Allora. Per cui ci serve una padella, giusto? Dove sono? In cucina si sa che sono. Guarda, sono là sotto. Hop là.
Dell'olio che io abbiamo. Passo. Quale olio vuoi usare? No, quello mi sa che no, no, non va bene. Un'altra intenditrice della cucina. Prendo non l'olio, è la mia cucina. Ma quella è una sorpresa che vi ho messo io, che poi vi spiegherò. Brava, brava. E tu subito vai a svelare la sorpresa. Dell'olio. È olio. Ok, perfetto. Dell'olio. È vero, senti. Guarda che qui c'è già una sorta di comunione femminile, quindi siamo già... Tu due equalizzate contro di me. Quindi stai attento. Ma io tanto ho le signore del pubblico che sono dalla mia. Quindi olio, quindi quanto basta. QB. Io accenderei il fuoco così, sì, tanto no, per cominciare. No, siccome... Però questo che è un po' più vivo. No, noi abbiamo... le braccia. A casa abbiamo quello che si riscalda da solo. Sì, perché alcune donne fanno questa cosa a casa. Ma va, sì, ma non è vero. Quando sono in ritardo c'è una serata e poi odore di gallina bruciata. Che schifo! Ma tanto mi sono bruciato. Vero? Ma come? No, non ridete! Ma allora, tu di dove sei? Da dove sei? Io sono di Bergamo. Ah, sì, Bergamo. Bergamo. Che è dove abiti tu, no, tra l'altro. Perché tu dico... No, allora, no, mia sorella ha sposato un bergamasco. Però questo non fa di me una bergamasca. Io sono piemontese. No, ma attenzione, perché col bergamasco funziona così, eh. Cioè, diventano tutti bergamaschi. Tutti quelli per quattro generazioni. È tentacolare, cioè, va bene. Tipo un virus. Quindi una volta che abbiamo messo questo, l'aglio, che... Però guarda, ti lascio l'onore di mettere l'aglio, ma no, bisogna un po' schiacciarlo o intero? No, lo schiacciamo un po'. Dai. Bravo. Vai, con le dita. Ma che con le dita? Usa un coltello se vuoi, bravo. Che tu hai una bella guarda, manicura. Guarda, tu lo stavi usando così, benissimo. Schiaccia. Fai vedere come si fa. Fai vedere. Fa vedere Benedetta che... Siccome io, sai che ho fatto il vampiro di Twilight. Io sono un po' allergica all'aglio. Con l'aglio non vado d'accordo. Mi sembrate un po' troppo schizzinosi. Ma infatti, no, guarda che... Dopo devi vederla. Vabbè. Ma io, scusa, a casa cucino io tutti i giorni, per una volta mi fai fare vacanza? Giusto, ecco. Perché mi assumo le responsabilità. Abbiamo messo l'aglio. Sì. Adesso mettiamo abbiamo messo un'ora per mettere uno spicchio d'aglio. Mi sembra un buon inizio. Ho il mio tempo. Ma infatti sarà una puntata speciale, durerà 3 ore e mezzo. Non mettiamo ti i funghi, li adagiamo delicatamente, sì, in modo che... Che tipo di funghi hai scelto? Schizzato. Che tipo di funghi hai scelto? Sono funghi porcini. Bravo, ok. Vedo che in realtà credo che fossero surgelati. Sì, sì, no, ma questo è sicuro. Perché questa è la cucina di Benedetta, certo. E noi qua... Guarda che li hai tagliati benissimo. Ecco, non trovavo questo. Usiamo solo cose che possono usare anche le donne a casa. Ma guarda com'è preparato! Che non si fa i fighi, che andiamo... Mamma mia, si spadella. No, ma spadella sul serio. Ma guarda che ha studiato 2 ore in camerino, Faccio Google, mi sono messo lì. Un vero professionista. Posso mettere un pizzico di sale io? Guarda, l'avrei messo io anche per farli, per far perdere l'acqua delle... Sono estasiata. Vabbè, adesso smettila di tirartela. Esatto, me la sto tirando tantissimo che sono uno schifo. Adesso chiamo tua moglie, No, l'unica cosa... Così le dico di farti cucinare tutte le sere. Certo, non se la fari tuoi. Dov'è la farina? Mentre lasciamo te. C'è scritto... Dov'è? Lì. Ah, ecco. Flour. Va bene, io qui se vuoi seguo questi, ti piace? Ho dei coltelli gay friendly. Ci piace il colore. Che paura. Ce l'ho anche rosa. Ma io la posso ecco, mettere ancora... qua un po' di farina? Sì, certo, posso, certo. Non vorrei sporcarti la cucina. Tu però cucina, ti sporchi le frange, secondo me, Melissa. Ma l'ho fatta apposta. Allora, teoricamente si potrebbe fare anche con una fettina sola tagliata un po' più... Non lo impaniamo? Cosa aspetta, dici? Aspetta, perché va impanato dopo. Nel senso che ci sono queste fettine in vendita meglio. Che sono veramente... trasparenti. Dai, e di solito le usa Melissa per vestirsi perché oggi è stranamente coperta. In realtà, essendo così strette, ne facciamo due. Ah, ne mettiamo okay, due, mettiamo, va sì, bene. Facciamo, la famosa fettina a castello. Quindi ne mettiamo due, una sopra l'altra. Però devono combaciare perfettamente. Guarda, va bene anche come per il zoma estivo. Ma smettila! Che cosa per il zomino in carne. Va bene. Sei sicuro che va impanata dopo? Impana, sì, impana da una parte. Quante perché al centro non deve esserci la panatura, sennò si staccano. Ne facciamo una per una? Sì, dovremmo farne... Sì, dai, va bene. Dai, una per una. Raddoppi, io triplico. Anch'io, dai, anch'io voglio partecipare. Certo. Poi vediamo la più bella. Che mi dicono che sei bravina. Me la cavo. Ok. Qua. Là. Sono tutte perfettamente... Ecco. Sì, le abbiamo tagliate a specchio. Sì, infatti, è stato difficilissimo. Tipo carpaccio. Vabbè, però se invece le troviamo un po' più spesse ne mettiamo una sola. Ti dico la verità, io adoro mangiare la carne molto sottile. Vedi, allora, l'abbiamo fatto apposta per Melissa, noi lo sapevamo grazie. Benissimo. Grazie. Ma io no, ma cosa spegnerei? Che dici? Tieni, sei tieni, abbastanza tieni, asciutto da... Che dice, chef? Sì, dobbiamo... Sono belli rosolati, basta, io li spengo, deciso. Sfugge il termine per... Va bene, dai, chef, ne facciamone tre. Abbinarli. Allora basta, ma facciamone tre, quante ne vuoi fare? Tre, sì. Abbiamo ancora 5 minuti guarda, di tempo. Guarda, io, visto, voi parlate un attimo di tacchi a spillo, borsette, che io ne faccio 5. Ma chissà perché, vabbè.
Questi uomini che si credono superiori. Parlate di calcio, che ormai parlate più di calcio delle donne Melissa che noi uomini. Sapi- no, dovrei saperne qualcosa anch'io. Ma tra tutte e due qua. Tu, insomma, sì, infatti, ma io non so se tu sei appassionata, io proprio non ci capisco. No, io non ci capisco. Io sì. Vedi. Melissa è appassionata. Tu darai senti, chef, maggiori soddisfazioni al tuo fidanzato di quanto io ne do a mio marito, che non so neanche chi gioca, vabbè. Senti, chef, cosa mettiamo prima, il prosciutto cotto o il formaggio? Allora, ma non mettiamo ci serve il prima il, sotto il cartoccio? Questo schizzo. Ma sì, perché anche direi... Sulla mia camicia di seta, cosa guarda. È successo? Io userei la mia camicia di seta è in grave pericolo. Ma è seta cotta. Per cui... La puoi mettere dentro lì? Tutta. Ecco, facciamo i... Ma basta! No, ne facciamo cinque. Fermatelo! Vuole darvi da mangiare a tutti, sì. Omar! C'è la signora che... Sono generoso, così sono. Ah, guarda, non abbiamo tempo di fare tutto. Vai, vai, tu fai cinque cartine a questo punto. Cinque cartine? Ma dove vuoi, non dove so vuoi andare tu? Non so l'abitudine del parchetto. Che... Allora, dopodiché è molto facile in realtà. Va perché bene. Dobbiamo aspettare che siano pronti i funghi. Ma sono pronti. Ma sono pronti. No. Poi è molto facile, ma ci mettiamo sopra una fettona di prosciutto. Ma metti la giusta, qualche combacio. Io mi metto da parte. Combacio. Ecco. Dopodiché dovremmo tagliare un po' di... Io ci metto prima stracchino. Stracchino dadini. Ok. Qui. Cosa succede? Qui è pronto, spegniamo, via. Così? Va qui bene. Vi faccio dei dadini, come vedi, cioè, proprio... Piccoli proprio. Una delicatezza, guarda. No, ma io proprio nasco tagliatore di formaggio. Vabbè, insomma, dai, ma come sì, va bene, fatto, va bene. Insomma, poi potete spezzettare. A ma io punto... dove mi metto a fare la mia? Allora, guarda... Perché tu non ti metti in mezzo? Perché non sei ben organizzato. Oh, no. Proprio... Io mi metto qua. Sì, ognuno abbia i suoi spazi. Esatto. Allora, punto... io sono arrivata qua. Metto il formaggio? Sì, dobbiamo mettere prima il prosciutto. Ah, scusa. Fettina di prosciutto. Vedi, parlo, poi ho sbagliato subito. Fettina di prosciutto. Dopodiché poi... un po' di formaggio. Ok. Qualche dadino e poi servono i funghi. I funghi sono pronti? Sì, i funghi li consigliamo. Sono anche un po' sbruciacchiati, no? Cosa c'è? No. Un cucchiaio, guarda, Melissa, lì dietro i coltelli colorati. Ah, ecco. E intanto mi... Vai. E poi con una cucchiaiata... Sì. Non mi sgocciolare su tutta la cucina, ecco. Mamma, sembra mia mamma. Questo non lo dovevi dire. Ok, sembra mia... Mia sorella figa. No, beh, no, ma mia mamma come modo di fare, dopodiché scusa, conosco tuo marito e non posso fare avance. Vabbè, bravo. Sai che quando il marito si arrabbia con lei invece di picchiarla, sapete cosa fa? Le dà una caressa. Che semo. È un po' sì, quindi un po' di funghetto. Vado anche per il Benedetto. Funghetto, ok. Occhio a non tirar sull'aglio, perché poi... Esatto. Che secondo me... No, è qui. No, arca, pensavo fosse l'aglio. Invece qualcuno l'ha messo, secondo me. Mi sa che qualcuno l'ha trovato. Eh sì, perché qui non c'è più. Però... Aglio! Ce lo siamo... L'ho beccato io, ovviamente. Ah, bene, vedi, meno male che te... No. Meno male che te l'ho detto. Bravo. E adesso... A questo punto facile, facile. Ma aspetta, ma io avevo un tocchino afrodisiaco visto al vostro... Ma bravissimo. Così. Non che io ne abbia bisogno. Vabbè, però sai, vista la vostra sit, le vostre sì. performance. Io ero andata proprio a beccare quello prima, hai visto? Vedi? Al naso io avevo preso una goccia, bisogna mettere una goccia solo di olio tartufato. Una goccia solo perché è veramente molto saporito. Però come fare a mettere una goccia solo? Come fanno gli chef? Io non sono mica capace. Vediamo. Non cade. Sembra l'atterraggio sulla luna delle... Sì. Non è scesa, è scesa. Dai, prova tu. Adesso tu mettine tanto, vai. No, difatti, vai tanto, abbonda. Rimane immangiabile. Che disgraziato. Senza mai. Dici? Sì, perché... Ma poi me lo ritrovo io a casa. Vabbè, allora tu fai una via di mezzo, Melissa. Io sono alzata la più parca. Ecco, tre gocce, vedi? La più parca. La più parca. Vabbè, che se tu parli con me... Cioè, è una vocale, tra parca si può? Si chiude. Come lo chiudi? Il tuo è troppo piccolo. Allora, ci vedere. Dai, ma santo cielo. Il tuo è troppo piccolo. Allora, il mio è troppo piccolo... Infatti, il tuo è troppo piccolo. Purtroppo... sono così. Però mi impegno. Come a scuola. E non è dotato, ma si impegna. Quindi ho sporcato anche lì. Metto ancora un po' di funghi. Va bene. Che, ricordiamo, non abbiamo preso in piscina. Che schifo. Stringiamo. Dici delle cose schifosissime. Certo, quello è il senso.
Te le tiriamo proprio molto semplice. Ah, tu hai fatto a caramella, bello. Io invece l'ho fatto così. No, a cartuccetto, guarda. Io l'ho fatto, ognuno, vedi, due caratteri diversi. Tu hai fatto proprio una roba che sembra da buttare via. Sì, infatti fa schifo. Aspetta, dagli ancora un po', di... Ne hai messo su Google troppo l'abbiamo fatto così, non è che... Ma come fai? È che tu mi hai detto è troppo piccolo, io l'ho ingrandito, adesso non ci sta più. Aspetta, apri un po'. Guarda che quello mi sa che è la stessa dimensione. No, ma io ho intenzione di fare un'aggiunta. Ah. Ti mettiamo una copertina qua così. E così lo puoi chiudere. Così avete fatto anche il presepe. Se... Ti ho messo la copertina. Prendiamo una teglia. Allora, taradadam. Cioè, ci sono tagliate il loro pezzo così, a me è scu- una... Ah, perché gliel'hai dato tu, cattiva. Poi si adagiano amorevolmente. Ok, oh, guarda, tre, uno diverso dall'altro, va bene, molto carino. Così li riconosciamo. Quanto cuociono, chef? In forno a 180 gradi, non mi ricordo. Non avevo dubbi. Ma poco, secondo me 10 minuti. 10 minuti, sì, ci basta poco. Ok. Poi la cottura non è una cosa importante nella cucina. No, certo. Poi il nostro forno è magico perché qui si inforna e qui si sforna. Guarda che è incredibile, eh? E sono diventati di più. Sì, sono anche aumentati di, vediamo se... di quantità. Capito perché volevo farne 5? Vabbè, lo so, sei troppo preciso. Era un precisino. Occhio, eh? Sì. Ce la fai? Ma se vuoi tenere la teglia senza le... Vai. Oh, sono molto curiosa di vedere. Poi li mettiamo qua, che dite? Li mettiamo aperti tutti qua uno vicino all'altro? Sì. Vai Omar, fai vedere come si fa. Dai Omar. Allora, ma no, in realtà... Tanto non bruciano. No, che belli però. Sai, allora, che è una bella idea. Essendo una pericena, li possiamo proprio lasciare nel cartuccino, sì, certo. Così? Uno su ustione. No, ma si aspetta puoi un attimo uccidere che... i tuoi occhi. Dipende chi ho a casa. Esatto. Dovrebbe... Cosa ne mettiamo? Tre, dai, sì, noi siamo in tre. Siamo in tre. Ma che belli, però meritano un applauso, eh? Bravo, Omar! Questi vicini di casa così rumorosi, però hanno fatto un bellissimo piatto. Allora, io lo porterei di qua. Venite. Allora, e ricorderei l'appuntamento della vostra sit, sì, che è... Allora, sulla pagina Facebook di Comedy Central... Da gennaio? Dovete cliccare, diventare amici, uh-huh, e da lì vedete tutte le puntate. Siamo già in onda da... in rete. Da un pochino, ma andremo avanti per certo un bel po'. Allora per saremo tutti i vostri amici, soprattutto se ci cucinerete queste scaloppine deliziose. Grazie a Omar e a Melissa. Grazie a te. Abbiamo rosolato i porcini con l'aglio schiacciato e poi abbiamo sfumato con il vino, abbiamo salato. Abbiamo ripassato le fettine nella farina, abbiamo preparato i cartocci con carne, prosciutto, stracchino, porcini. Abbiamo completato con olio tartufato, abbiamo chiuso i cartocci, li abbiamo passati in forno 10 minuti a 180 gradi. Apericena! Aperitivo cena, quindi buffet. Io, a parte che ho messo al contrario due alzatine con due vassoi in modo da avere una base d'appoggio un po' più larga per mettere i piatti e le posate. Ma poi quello che ho fatto è di mettere tutti i bicchieri, i piatti e le posate di colori diversi. Così uno nel momento in cui sceglie il blu sa che ha le sue posate blu, il suo bicchiere blu, il suo tovagliolo blu, il suo piatto blu e non lo perde in giro e non me ne deve consumare 50. Ma usa sempre il suo, quindi questa è l'idea. Allora, prima di passare dalla nostra Dalila, vorrei ricordarvi ancora una volta la nostra ricetta salvacena. Va giù la voce, ma la ricetta salvacena la facciamo alla grande, insieme a tempo, in quei pochi minuti che ci separano dal telegiornale, per poi metterci a tavola tutti insieme. È facilissimo. Preparatevi 250 grammi di tagliatelle, poi un po' di salvia, la pancetta e come si chiama? Il porro, perché facciamo delle tagliatelle, porro e guanciale buonissimo e se ci avanza tempo friggiamo anche la salvia come aperitivo. Ma adesso pensiamo al dolce perché c'è la nostra Dalila, la nostra cake designer. Che è sto? Il cadavere di una torta. Questa zolla di terra. L'abbiamo sventrata, ma era una torta era prima. Una torta. Perché ce ne servono solo dei pezzettini piccolini. Okay. Perché facciamo una mini porzione, uh-huh, in modo che ognuno ha la sua porzioncina, okay, e la può mangiare al cucchiaio. Ma di che cosa? Di un Devil's Kiss.
Devil's Kiss, cioè il bacio del diavolo? Fantastico, paura. Un bacetto. Deve essere una cosa buonissima, perché voglio dire... Sì, quando il diavolo ci bacia, vuole l'anima. Allora, aiuto. Creiamo una base, sì. Dopo diciamo come l'abbiamo fatta, ma non è il pezzo forte della ricetta, il pezzo forte... Meno male! No, tanto questo andrà sventrato e rotto, quindi non ci serve. Useremo un bicchiere, a casa potete trovarne uno carino che vi piace. Perché l'importante... questo non ti piace? No, è carino, oggi è molto carino. Oggi sono debile. Perché deve essere piccino, se è troppo grande diventa una porzione enorme, ci piace. Usiamo una mousse per farcirla. Okay. La mousse è il pezzo forte perché al dentro avrà lo zenzero, che ha quel gusto un po' fresco, Che pizzica leggermente. Sì. Non è proprio come il peperoncino, però... Bello, non l'ho mai fatta una mousse. Sì, in realtà poi di base al cioccolato, per cui prendiamo i nostri ingredienti. Per la mousse cominciamo con la panna montata. Prendiamo una ciotola più grande, altrimenti ci schizza tutto. È vero. Vado verso. Io ce la mandi buona. Sì, esatto. E ci facciamo la pioggia. Un disastro. Con la panna. Allora, dicevamo sempre che quella vegetale è meglio per queste ricette, però in questo caso si può usare anche quella animale. Allora, io direi, mentre tu monti, che intanto è solo da montare la panna, noi facciamo un po' di pubblicità. Quando torniamo la panna è montata e diamo questo bacio del diavolo. Bentornati nella mia cucina, ci stiamo proteggendo dalla panna, stiamo facendo il Devil's Kiss, abbiamo montato la panna, che è veramente diabolico, si sta rivoltando contro, però ce l'abbiamo fatta. Allora, quanta panna abbiamo montato? Abbiamo montato 300 grammi di panna e prendiamo, dopo che abbiamo montato la panna, facciamo la stessa operazione con... Lo so, infatti ne ho preparata un'altra. Ecco, allora ti devo dare un'altra ciotola, oggi sei veramente diabolica. Sono due bianchi d'uovo con lo zucchero, in modo che quando li andremo a montare a neve rimangono più fermi. Aspetta che io faccio la protezione. Dai, questa dovrebbe di meno. Sì, dai, va bene. Ma tu hai usato la panna vegetale o va bene anche la panna normale? Abbiamo usato la panna vegetale. Ok, che tiene un po' più, no? Solo che se si usa quella naturale bisogna essere veloci nel procedimento dopo, perché nel frattempo potrebbe smontare. Hai fatto una meringa? Sì. Oh, hai fatto una meringhetta. Ci siamo. Infatti, guarda com'è bella lucida. Non farlo partire. Eccomi, mi sta vendito. Ok, dopo essersi venduti la mano al diavolo. Abbiamo ottenuto due creme della stessa più o meno consistenza. Abbiamo messo 50 grammi di zucchero. Per due albumi. Sì, 50 o se ne può mettere anche un po' di più, anche perché lo zucchero aiuta a tenere la meringa bella soda, poi più dolce la si vuole meglio. Qui rimettiamo i nostri ingredienti, dopodiché abbiamo sciolto precedentemente un po' di cioccolato e 300 grammi di cioccolato con 50 grammi di burro. Se vi può aiutare a metterne un po' di più, andate sempre ad occhio in modo che si scioglie più facilmente. Okay. E ora dobbiamo solamente incorporare le tre cose. Ovviamente gli albumi li lasciamo per ultimo perché sono quelli che più facilmente si smontano. Quindi dobbiamo riprendere di nuovo l'attrezzo del demonio. Perché questa panna è panna vegetale, Sì, vero? Abbiamo usato la vegetale. Io la preferisco perché è più stabile, quindi non ti abbandona nel momento non del bisogno. No, ma è buona, mi piace quella vegetale. No. Me l'hai fatta scoprire tu. Sì, ha un sapore più dolce. E poi non scade, senti, la tieni nel... Sai la... è quella come il latte, quella animale. Ce l'hai sempre lì? Ah, ma non io ti facevo già dal basso verso l'alto, allora, sterminate qua? No. Con gli albumi possiamo farlo, questa cosa, però con questa possiamo anche usare e andare. No, ci riusciamo a farla. E non si smonta. Ma in realtà quella vegetale no, e questo è il pregio di usare la panna vegetale. Poi possiamo prendere gli albumi e invece incorporarli piano piano con la spatolina. Voglio prendere questa per... Va bene, ok, se la tengo se vuoi, dai, ti aiuto. Però che già ti ho fatto frullare due ore. Che robe buone, io sento dei che arrivano dal pubblico, guarda. Allora, quando sarà tutto ben amalgamato, quindi non abbiamo più striature di bianco, la nostra mousse può essere messa in frigo, aspettando che già così comunque ha una bella consistenza. Sì, infatti, volevo sentire. La mettiamo nel frigo. È commovente. Ok. E...
Noi abbiamo quella che già si è un po' raffreddata. Oh, mi sono anche sporcata. Cioè, proprio sta scatenando i peggiori istinti, va bene? Sì, è quello, credo che la... Ecco, okay. È quello che è diabolico. Dentro l'acqua. Questa è quella fredda. Devo sentire anche com'è quella fredda, perché... È buona, è buona. Mamma mia. Allora, qui abbiamo dimenticato di dire che abbiamo messo un po' di zenzero. Questo però va a gusto personale, ma l'abbiamo messo quando abbiamo sciolto il cioccolato. Cioè, lo grattugi la radice realtà, di zenzero fresco? C'è anche quello, quello in polvere. Ah, metti che un è più po' di... comodo, okay. Perché si riesce a dosare meglio. Certo, okay. Quindi si aggiunge e poi si assaggia. Si sente, accidenti, è buono. Fresco. Sgrassa. Sì. È vero? Sì. Ci illudiamo che va bene. In realtà no. Prendiamo la nostra base, che abbiamo fatto sì? Una base al cioccolato. Okay. La ricetta classica di solito usiamo per il pan di Spagna al cioccolato. Okay. Allora, in realtà potete usare anche un pan di Spagna normale, se non volete fare una cosa troppo pesante, mm-hmm, esagerata. Pan di Spagna al cioccolato, una però base, questo è più, sì, strong. È più strong. Una volta che avete tagliato la vostra fettina, magari non la lasciate essiccare come ho fatto io da sola, così, poverina. Sì, perché essendo molto umida è bello proprio che rimanga l'umido del cioccolato. E non vi fate ingannare quando la mettete nel forno, quando mettete lo stecchino nel forno, perché esce sempre sporco di cioccolato. Ah, ma okay, è normale perché bene. In cottura il cioccolato è ancora sciolto. Quando poi si raffredderà, okay, avrete questo effetto, diciamo, sì? Umido. E ci tagliamo questi dischetti perché dobbiamo andare a farcire il nostro bicchierino. Prendiamo il più piccino per la base. Ok. Beh, perfetto, veramente. Due cucchiai sono laggiù. Comunque lo zenzero sta benissimo, sta benissimo. Accidenti, ti lascia, sul momento non lo senti, ti lascia un retrogusto. Un altro consiglio, in quei 250 grammi di latte che mettete nell'impasto e farlo diventare un po' più morbido, potete aggiungerci, o sottraendo dal latte o mettendolo in più, un 100 grammi o di acqua o, nel mio caso, di caffè ho messo. Ah, perché okay, così si sente quel retrogusto di caffè che ci sta anche bene. Infatti lo sto usando anche per la bagna. Non è che lo bagniamo tanto, è un bicchierino, però ci mettiamo giusto quella cosa per che fa un effetto tipo tiramisù. Bello, bello. E ci mettiamo una noce per ogni strato. L'altro dischetto. Che forte. Voilà. E poi procediamo così. Ok. Le operazioni... che puntualmente mentre le fai arriva la telefonata. Perché il postino proprio ora. E qui l'ultimo, okay, dischetto lo mettiamo così. Dopodiché ci armiamo di sac à poche, mm-hmm, per fare abbiamo messo la stessa roba dentro. Sì, sì, per fare la stessa roba, perché ce lo finiamo facendo una decorazione carina così. Però... mica penserete che Dalila ve la lascia così questa cosa. Sì, è un dolcino normale. Ora dobbiamo farlo diventare un dolcino speciale. Quindi, visto che è un diavoletto, prendiamo la famosa pasta di zucchero, che usiamo sempre, le diamo un po' di schifezze. Oggi non è la mia giornata. Quando il diavolo ci mette lo zampino... Dai, ne facciamo un'altra. Allora, no. Ma dai, ne facciamo un'altra di quello. A tutto c'è il rimedio. Mannaggia. Prima di tutto, si lecca le mani. Dopodiché, per così poco. Male, Dalila. Che pasticciona, guarda. No, te l'ho detto, ma quando il diavolo ci mette lo zampino... Oh, non è successo niente. Va bene, io li metto per qua. Per così poco, no. Vieni vicino a me. Allora, ci facciamo le corna. Ci ha fatto disperare tanto. Gli mettiamo le corna. Prendiamo sempre la mia solita pasta di zucchero. Mm-hmm. E facciamo, è rossa. Facciamo una goccia, un conetto. Lo faccio schiacciando solo da un lato, in modo che l'altro rimane su. La incurviamo un po'. E ne mettiamo una. Ma è ben risaputo che ne ha due. Ne mettiamo l'altra. E poi l'ultima cosa, perché deve il diavolo dicono che è femmina, quindi... Che gli fa, scusa? Gli facciamo una boccuccia. Schiaccio una boccuccia. Un po' la pasta, in modo da dargli una forma tipo... Ma guarda due, che bella due bocca collinette. Che hai fatto, bellissima! Poi gli facciamo il labbro inferiore, come se fosse così, un sorrisino. Ma forte, ma che bello! È bello, no, prendilo tu, Dalila, portalo tu qua.
E abbiamo fatto anche un compagno prima. Ah, eccolo qua, bello. Perché... Che c'ha anche il forcone. Che anche il forcone, la codina. Mettilo vicino. Fantastico, grazie mille Dalila. Noi dobbiamo fare il salvascena adesso, eh. Piano, piano. Per la mousse abbiamo montato la panna e gli albumi con 50 g di zucchero, abbiamo sciolto il cioccolato con il burro, l'abbiamo incorporato alla panna, abbiamo unito delicatamente gli albumi, abbiamo fatto raffreddare in frigorifero, abbiamo composto i bicchierini con pan di Spagna e cioccolato, bagnato con il caffè e mousse. Con la pasta di zucchero abbiamo fatto le cornine e la bocchina del diavolo. Il telegiornale si avvicina e noi siamo pronti per fare la nostra ricetta salva cena. Non avete ancora preparato niente per questa sera? Non sapete cosa cucinare? Spero che vi siate preparati gli ingredienti, così insieme cuciniamo queste tagliatelle con porri e pancetta, con una crema di porri e pancetta che sono buonissime. Allora, le tagliatelle, i porri, la pancetta, dado granulare e salvia che friggeremo anche se ci avanza tempo. In 9 minuti facciamo questa benedetta ricetta. Subito. Tarteggi. Allè, è tornato Diego, amore. Il Dido. Allora, la cosa principale è tagliare i porri a fettine il più possibili sottili, perché questi devono stufare e ci vuole un po' di tempo, ti dico la verità. Infatti spero di avercelo tutto questo tempo per stufare i miei porri. Allora, con l'olio. Ne devo mettere ancora, eh? Mi avvertite quando mancano 5 minuti? No, sì, 5 minuti, perché devo buttare le tagliatelle. Ci metto anche questo. Cerco di tagliarlo sottile, perché almeno cuoce più velocemente, che non vorrei tagliarmi anche le unghie, quindi... Io non sono molto brava a tagliare sottilmente le cose. No, di qua. I porri sono buoni perché hanno quel leggero... Ci ha dato un minuto. Topino. Non mi concentro con la voce di Dido io. Allora, i porri hanno quel buon saporino, ma devono cuocere, se no... Vedi che qui è sbagliato. Allora, facciamo sto passaggio pericolosissimo. Così e così. Qui invece metto la pancetta. Ce ne ho un bel 100 e passa grammi. Perché mi piace bella pancettosa. Alziamo e facciamo rosolare senza nient'altro, eh? Questa deve rosolare così, velocemente. Vedete che sti porri incominciano a rosolare. Gli mettiamo un po' di sale, perché poi alla fine la pasta a cena è la roba che piace di più, eh? Allora, per aiutare a cuocere, dopo aver leggermente insaporito, ok, dicevo che per aiutare io metto acqua bollente e un pizzico di dado granulare, anche di carne va bene. Benedetta, scusa. Ehi. Volevo chiederti per favore se hai utilizzato la pancetta, quella dolce o quella affumicata. Brava, no, ho usato quella dolce, ma solo perché c'avevo quella dolce nella dispensa, perché secondo me ci starebbe bene anche quella affumicata. Grazie. Allora, ho messo il coperchio, abbasso appena appena. Qui ci siamo. Allora, 6 minuti, ce la faccio a fare anche la pastella. Ma voi siete un po' ottimisti. Va bene, volevo friggere anche un po' di salvia, ma poca, eh. Farina, un pizzico di acqua. Sei venuta a te G. Oh, no. Non gli è venuto tanto bene sto te G. Questo te G. Allora, acqua frizzante possibilmente, farina. Benedetta, scusa, la pasta. Devo buttare la pasta? Dite che ora? Sì. Allora, sale. Mamma, che ansia! Ragazzi! Ok, sale. 250 grammi di tagliatelle secche. Ok.
Dai, perché non bolli adesso tu? Antipatico. Ah, questo va bene invece, guardate. Fra un attimo lo posso frullare. Qui anche va bene. Allora, facciamo due foglie. Ah, qui devo mettere anche un po' di salvia. Dai, 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 che ce la facciamo. Allora, proviamo a friggere. Io questa... Sì, va bene. Farei così. Fogliolina di salvia. Questa non bolle neanche. Adesso rifaccio il cambio. Ma paura che... Dai, su. Coperchio, ma secondo me non cambia molto. Allora, faccio vedere come faccio la salvia fritta. Così... E poi la passo nel pan grattato e la butto. Opla, guardate che bella. È l'unica cosa che mangeremo stasera, perché la pasta non bolle. Una foglia di salvia fritta. Dai, su. Porco cane. Allora, ne faccio altre due, giusto come decorazione per la pasta. E poi voi, se ne volete fare delle altre, avete capito come si fa. Mamma mia che scivolata, a momenti mi uccido. Guardate che bella. 4 minuti a 3G. Su. Ok, l'ultima. Facciamo questa. Guardate come vengono belle. Io le adoro. Queste mi piacciono. E perché non ti impani? Oh. Ok. Niente, eh? Allora. Eccole qua. Queste sono praticamente pronte. Questo anche. Allora, adesso io devo frullare i miei porri, così, con il mini pimer, no? No, mi hanno tolto il filo lungo. Allora, un goccino di acqua di cottura ancora. Devo togliere la salvia prima, Poi frullo. Se no brucia, guardate che bella. È proprio bella. Girati, così. Questa te la metto già qua, Alberto. Quanto? Urca miseria. Ho messo l'acqua di cottura, sì. Allora, frulliamo. Non pesca per niente. Allora, aspetta, facciamo così. Oh, voi a casa come siete messi? Bene come me? Urca miseria, no, dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Dai, dai. Ok. A posto, vedete? Viene una bella crema. Ci ho messo il sale? Bravi, meno male che ci siete voi che me lo dite. Ok, riaccendo. Ributto dentro la crema. Ok. Poi. La voglia. Mamma, 2 minuti a 3G. Allungo ancora un po'. Vedete come viene bella? Secondo me ho tagliato un po' pochi porri, quindi magari non butto poi tutte le tagliatelle. Qui siamo pronti. Aggiungo anche... Ne lascio solo 2 o 3 per la decorazione da mettere all'ultimo. Allora, come abbiamo preparato? Abbiamo stufato i porri con un po' d'olio e poi abbiamo messo il brodo. Li abbiamo fatti cuocere, li abbiamo frullati. Una volta frullati, cosa abbiamo fatto? Li abbiamo rimessi in padella con la pancetta che abbiamo fatto cuocere con la salvia. Abbiamo fritto la salvia nella pastella di acqua e farina e pan grattato che abbiamo messo qui. Che è già bella e pronta, la lascio qui. Io direi che posso scolare la pasta, va? Vediamo come va. Oh, l'avreste mai detto che ci arrivavo? Io no. Un minuto a 3G. Sì. Guarda, mi tremano persino le mani. Vai. Vai, vai, vai. Un minuto. Ok. Andiamo. Non incominciate con quel conto alla rovescia che mi mette in ansia. Che miseria. Vai. Ale. Spadelliamo un po'. Dov'è che c'è un coso per spadellare? Così. Oh,
secondo me un po' di pepe. Vedete questa crema come viene bella? Allora, prendiamo il piatto. Oggi il Diego mi porta fortuna, eh? Urca, ma non me lo dite! Ecco, già partono e non mi dicono niente, dai! 9, 8, 7, 6, 5, 4, arrivo! 3, 2, 1. Eccomi! Arrivo, arrivo! Fatemi mettere una salvietta così. Oddio, questa è proprio arrivata all'ultimo, eh? Allora, pronti per il TG? Questa è la nostra cena, ci vediamo alla prossima puntata!